Assessore Maiorino, oggi giornata mondiale sull'Alzheimer, a Milano c'è una rete, come funziona? Ma in questi anni abbiamo deciso di non giocare da soli la partita cruciale dell'aiuto alle persone che hanno a che fare con l'Alzheimer. Abbiamo costituito una rete fatta di soggetti pubblici e privati che fa alcuni progetti, produce alcuni, io credo, risultati significativi, si scambia esperienze sulle criticità e sulle opportunità che abbiamo davanti. Quella dell'Alzheimer è una vera e propria sfida. Sappiamo tutti come il mondo sociosanitario e socioassistenziale sia arrivato tardi su questo terreno, per anni ha lasciato da sole le famiglie. In questi anni a Milano stiamo cercando di recuperare, diciamo, proprio terreno per l'appunto, e quindi avere la capacità attraverso una linea verde, centri presenti sul territorio di consulenza, accompagnamento, sostegno ad occasioni di socialità come Alzheimer Caffè ed altro, vincoli ai gestori dell'RSA affinché seguano questa tematica così rilevante, dicevo, avere queste occasioni per essere più utili nei confronti dei cittadini. Bisogna agire di più anche sul fronte dell'assistenza domiciliare, della formazione a chi chiede aiuto da questo punto di vista. Sì, noi abbiamo migliaia di operatori, dalla badante all'operatore dell'assistenza domiciliare, al custode sociale, che vanno nelle case dei cittadini anziani. È una straordinaria leva, una straordinaria proprio squadra di persone che non lasciano da sole le persone in difficoltà. Credo che dobbiamo lavorare per formarle di più, tutti assieme, proprio essere in grado per riuscire a far sì che, ad esempio, la badante che ha a che fare con una donna anziana con demenza sia pronta ad affrontare le difficoltà che si troverà di fronte. Un altro capitolo riguarda le persone disabili anche o fragili che non hanno più i genitori. Parte uno sportello sul dopo di noi a fine mese, ci spiega come ci si potrà rivolgere. Abbiamo deciso di non perdere tempo e di cogliere l'occasione che il governo ha messo a disposizione delle città e dei territori, un fondo nazionale che è stato finalmente messo, diciamo, a disposizione della comunità per i progetti riguardanti il dopo di noi e quindi riguardanti ciò che bisogna fare per evitare che le persone con disabilità, una volta che si trovano da sole, senza familiari, perché i familiari per ragioni della vita non ci sono più, si trovino completamente scoperte e senza reti di protezione. E per questo abbiamo uno sportello in via San Tommaso 1 che dà, diciamo, informazioni ai cittadini per acquisire proprio, diciamo, quelle nozioni per essere in grado di presentare progetti rimborsati riguardanti l'abbattimento delle barriere architettoniche in proprietà private o ancora per essere in grado di trovare una risposta alla necessità di residenza dei propri diciamo, familiari con disabilità. È un avvio di un lavoro a cui teniamo tantissimo.